Benvenuti a questo nuovo video, io sono Elisabetta e buona visione. Allora, mi sono dimenticata di fare babà per le succhidis. Comunque, avete già letto dal titolo, cos'è questo video? Allora, io adesso vi illustrerò come mi trucco per andare a fare un semplice giornata, anche una festa, per uscire il pomeriggio con le amiche, boh, non so. Allora, per prima cosa che io faccio, stendo questo, che adesso vi dico, è questo. Io lo uso per... Oh mio Dio, scusate. Ok. Io lo uso per coprire i brufoli, ma sto telefono sta scoprendo. Ok, lo uso per coprire i brufoli, perché ne ho tanti. Voi dalla telecamera non li vedete. Ma... Ne ho veramente tanti. Ok. Non ne metto sempre tanto. Oh mio Dio. Mi sono acquacchiato tutto. Comunque. Sì, perché ogni volta... Io ho le unghie parecchio lunghe adesso, no? Che le sto facendo crescere. Vedete? E quindi si infila tutto dentro le mie unghie. Poi metto questo. E adesso vi faccio vedere come la metto io. Ok, allora io la metto in un modo carino che mi ha insegnato Maestarel. Inizio dal tenue, vedete? Ecco, con il mio cellulare appoggiato al mio. Ok, inizio dal tenue, faccio un po' così, poi sorrido. E la metto sulle guance. Mia mamma non è tanto d'accordo che io mi trucchi a questa età, perché ho 10 anni, però dice per le feste sì. Quando esci con le amiche. Vi do un consiglio, non ne mettete tanto, perché poi è difficilissimo stenderlo. Quindi diciamo che io la metto soprattutto sugli zigomi. Perché in realtà perché si fa meglio sugli zigomi? Ho sempre pensato, qua c'è lo specchio, quindi sto un po' vedendo come viene, ok. Che vedo di me non c'è nessuno specchio. Il mio amico Alessio mi aveva dato un'idea di fare un video che giocavo col cane, che lo portavo a spasso. E cose del genere, lo sto ideando. Farò anche tag di 50 domande, cioè, poi vedete. Ok, ecco, non ne metto sempre tanto. Cioè, in realtà ne metto sempre poco, perché questo ti dà proprio la luce. Quindi poi io non la metto mai qua sopra. Ma oggi l'ho messo e non so perché. Ok. Vedete? Adesso sono di zigomi proprio qua. Io non ho silicone. Ok. Poi metto il rimmel. Ma giusto qua. Cioè, poco. Di solito se metto questo, non metto il rimmel mai. Però, cioè, non mai. Cioè, certe volte lo metto perché... Quando ne metto troppo, non mi piace a me questo rosso sul viso. E poi lo metto, vabbè, in fronte qui, per farmi... Che sapete come funziona il rimmel, vero? Solamente che mia sorella odia quando prende i suoi trucchi, i suoi. Ok, poi...
Poi passiamo questo. Cioè, io di solito mi metto questi o questi. Però oggi mi metto questo. Perché non da nessuna parte. Quindi questo è semplice. Come lo metto io non lo mette nessuno, perché io lo metto col dito. Cioè c'è gente che lo mette col dito, però io a me non piace metterlo con quella palettola, quella cosa là, perché si sfalda quella là, è leggero, si sfalda subito. Quindi a me non piace. Come vedete, questo è un tenue, cioè, non si vede neanche, solamente che visto che qua l'ho messo un po' di più. No, perché se faccio di più qua, poi qua ce l'abito. Quindi così è brillantato, quindi questo. Poi passiamo alla seconda cosa. Adesso non lascio essere i capelli, perché li ho lavati l'altro ieri, però li devo lavare. Poi metto ovviamente il mascara che ce l'hanno tutti e lo mettono sempre tutti. Non lo metto mai tanto perché. Cioè. Mia cugina è mancina, mia amica è mancina. Quindi lei lo fa con questa mano e qua non ci riesce, io invece faccio con la destra. Qua. Che poi ci sono tanti modi per farteli. Quindi è difficile. Però mi piace un sacco. Mi piace veramente un sacco. Non so sinceramente questa idea da dove mi è venuta e perché. Mannaggia lo. Non so sinceramente perché, però guardate. Tipo Assassin's Creed. Perché non sa cos'è un film Assassin's Creed. Io la matita non la metto mai, tranne alle feste. Oggi, scusate, però non c'ho la matita oggi. Oggi non ho la matita perché l'ho. E poi questo. Prima il burro di cacao. Leo cremo. Solamente che è finito. Vedete, non ce n'è più quasi. Ed è caduto a terra. Una volta mi sembra. Io non metto più. E ne ho un altro che ti lascia proprio l'impronta, cioè tipo ti fa. Questo è un matto, mi sembra, sì, matto. Questo è un matto, un rossetto matto. Però di questo è all'odore di pesca, tutto pesca, infatti è colore pesca. Quando lo metti, se lo metti troppo, poi si vede, troppo. Non mi piace. Infatti io a puntini lo metto. Sia sopra che sotto e poi unisco. Vedete? Vedete che è un po' quel colorito di pesca. Io prometto che non mi trucco mai tranne le feste, però quando quell'occasione c'è. Prendo il volo. Non mi ricordo dove l'ho comprato. E poi ho fatto il coso dei trucchi, no? E quindi questo è il mio make-up festa quando esco con l'amica. Però premetto che dell'ombretto non metto sempre questo, ma metto anche questi o quelli del mio gatto. Poi andate a vedere i video dell'altro. Ho appunto quelli del mio canto, che non sono tutti rossetti, ma tutti ombretti, ma ci sono anche i rossetti. Adesso però mi sto ad indicare quali sono rossetti e quali non sono rossetti, perché. Tipo c'è questo che io non lo metto quasi mai perché è rossetto ed è troppo rosso. Non lo metto quasi mai. E ok, questo è il mio make up.
Se vi piace, mettete un pollice in su, che è sempre gratuito. Ve lo ricordo, è sempre gratuito. Non costa neanche 2 centesimi, quindi ok. Premetto che le challenge sto trovando sempre, non posso farle perché non trovo una persona che venga a farle con me. Perché io tipo no, faccio la challenge del... Volevo fare la challenge, cioè, mia mamma mi crede come, mia mamma mi conosce come crede, solamente che mia mamma lavora sempre, 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 e se non lavora deve fare lavori a casa, quindi ok, mia mamma è esclusa, mia sorella mi conosce come crede, glielo sto chiedendo da un sacco di giorni, le dice, vediamo, 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 quindi ok, oppure obbligo di verità che l'ho visto un sacco di volte su YouTube, però con chi cavolo la faccio, con mia sorella, a forte, con, e poi non so con chi altro, speravo che non l'avesse, però l'avesse poi che viene a casa mia, poi io vado a casa sua, cioè, avete capito, con Sara, ma Sara non si può mostrare il viso, quindi, oh yeah, io alla fine starò così. Finirò di stare così. Allora, belli bimbi, vi piace? Se vi piace, pollice in su, scrivetemi se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel commento qua sotto, se mi lasciate delle domande, farò un altro time. Un bacio a tutti quanti, vi adoro tutti, 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 tutti. Un bacio. Non posso proprio toccare perché... Mio uccellino. Mi piace il mio uccellino, grazie. Ok, un bacione a tutti quanti. Sto ripetendo un sacco di volte le cose. Ciao ragazzi.